È una festa che è partita così dal nulla, l'abbiamo raccolta da una festina che si faceva qui in piazza, ma proprio per pochi bimbi. Passo passo è diventata una realtà che vede anche persone che vengono da fuori, da Mestre, dai comuni limitrofi, quindi siamo anche contenti di questo, insomma è un appuntamento ormai irrinunciabile. Sicuramente questo dimostra anche la voglia di far festa che c'è, proprio la voglia di ritrovarsi, di stare assieme. Poi abbiamo anche sdoganato questa storia di Halloween, questa festa demoniaca che poi alla fine, tanto per dirvi, insomma anche la parrocchia stessa ci appoggia, perché alla fine ha capito che è una festa di paese, una festa di bimbi, è un carnevale anticipato, quindi l'importante è stringerci vicino. Tra l'altro facciamo anche delle raccolte fondi a volte anche a scopo umanitario con questa festa, per cui è proprio la voglia di stare insieme in maniera diversa, anche senza prenderci sul serio e scherzandoci su. Crediamo che sia giusto popolare le piazze, far contenti i bambini, e questo è l'ambiente ideale. Abbiamo una piazza grandissima ed è giusto dargli vita, e le famiglie hanno bisogno di stare insieme. Noi facciamo tutto questo per cosa? Per creare dei fondi da dare alle nostre scuole, perché anche le nostre scuole hanno bisogno e necessità di tanti beni per migliorare l'offerta formativa, e noi cerchiamo di dargli una mano facendo anche queste feste, facendo anche tanto altro. Allora, Assessore Loro, la piazza si è riempita di famiglie, di bambini che hanno voglia di divertirsi, e quindi Martellago accoglie con favore queste iniziative. Certamente, per me è sempre un piacere vedere i giovani e gli adulti che stanno assieme, si divertono. Un caloroso ringraziamento all'associazione di genitori e a tutti i volontari che si sono dati da fare per organizzare anche quest'anno questo momento, insomma, di goliardia e divertimento. C'è anche una corsa poi a scopo benefico, quindi è bello, insomma, di divertirsi e pensare soprattutto agli altri facendo solidarietà. Diamo il massimo del valore, perché è quello che noi cerchiamo sempre, di ravvivare Martellago proprio con le famiglie e i bambini. Abbiamo una splendida piazza, degli splendidi negozi, e speriamo sempre che le persone si muovano in mezzo a questi. Ci piace l'idea che Martellago diventi il nostro centro commerciale all'aperto, e quindi che le persone lo vivano in tutto e per tutto, non solo per andare a scuola o per andare a messa, ma proprio come centro di paese vivo e non centro commerciale chiuso. Se qualcuno volesse conoscere le attività di Vivi Martellago, dove si possono trovare? Beh, intanto passeggiando per il paese e poi naturalmente ci sono i social network dove siamo presenti come Vivi Martellago e in tutte le attività che si succedono nel nostro paese, che sono veramente tante, dove noi del Distretto del Commercio e di Vivi Martellago ci facciamo notare sempre, perché siamo sempre presenti appunto per aiutare la comunità a vivere questo paese. E la cosa che voglio ricordare è che questa non è l'unica festa e l'ultima festa prima della fine dell'anno, ma invito tutti quanti l'11 di dicembre alla più grande festa di Natale che si sia mai vista, e sarà davvero fantastica perché ci saranno delle attrazioni bellissime, il paese verrà adornato come non è mai stato adornato fino adesso. La testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte si ferma la parte, come quella volta che stava restante. Posso offrirti da bere, lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Grazie doveroso a tutti i commercianti che si sono attivati per questa giornata, al Distretto del Commercio che ha collaborato, a tutti i genitori e i bambini che sono qua. Noi siamo contenti e speriamo che questa iniziativa, come tante altre, serva proprio a rilanciare il nostro territorio, il nostro commercio e a far riscoprire le tante cose belle che abbiamo da offrire a tutti. E incontriamo Luigina De Pieri della Confesercenti, una festa che raggruppa famiglie, che raggruppa ragazzi, che raggruppa bambini, e quindi un centro che ha voglia di vivere. Eh sì, è proprio questo, vogliamo far vivere i centri, ma vogliamo anche sensibilizzare tutte le famiglie che i centri vivono se loro lo frequentano ogni giorno, se queste città sono vissute. I nostri paesi hanno bisogno dei cittadini, perché purtroppo ormai abbiamo capito che il mondo li distoglie da tante cose, e i commercianti ci sono, gli artigiani ci sono e vogliono in qualche modo dire guardate che ci siamo 365 giorni all'anno. Dietro di lei vedo appunto la scritta "Se vive il commercio, vive la città". È questo lo slogan, è questo proprio la sensibilità che vogliamo trasmettere. Vivete la vostra città e frequentate i vostri negozi. Giuseppe Marangon, quanto bello è vedere il centro del proprio paese, della propria cittadina piena di gente. Ma penso che sia la soddisfazione in primis come co-organizzatore assieme all'Associazione dei Genitori e anche come rappresentante dell'Associazione Commercianti Vivi Martellago. Penso che questo sia far vivere il paese e far rivivere il commercio a Martellago e nei piccoli centri come Martellago. È una festa che voi avete già iniziato alcuni anni con questa iniziativa dell'Halloween Run e che è stata accettata e presa da tutta la città. Quest'anno l'abbiamo trasformata nella camminata per Carlo, per cercare di creare e di trovare dei fondi per questo bambino malato di SMA. Quindi c'è stata una trasformazione quest'anno della Halloween Nordic Run in camminata per Carlo. Halloween Run nasce da un'idea avuta 3 anni fa, che poi l'anno scorso è stata ripresentata all'interno addirittura del Golf Club della nave, e quest'anno abbiamo una formula nuova partendo dalla piazza Bertati, ritornando come la prima edizione all'interno proprio del nostro parco Laghetti, che è un parco bellissimo visto in un'ottica diversa di notte. assolutamente una bella iniziativa promossa da Brema Running Team, dall'Associazione Genitori di Martellago e dal Lions Team per sensibilizzare sulla problematica di una malattia genetica che è la SMA, cioè un'atrofia muscolare spinale. L'atrofia muscolare spinale sostanzialmente porta una debolezza muscolare generica. Molto importanti queste iniziative al fine di raccogliere fondi per la ricerca, per l'assistenza e quindi grazie a tutta la cittadinanza per ciò. Oltre a questa iniziativa, se volessimo aiutare concretamente Carlo e chi lo sta seguendo, cosa dobbiamo fare e come possiamo fare? A livello nazionale c'è un'associazione di genitori che si chiama Famiglie SMA, che sostanzialmente raccoglie fondi improntando su un progetto che si chiama SMART, che è un progetto multicentrico e multidisciplinare per cercare di veicolare le competenze nei centri d'eccellenza in Italia, parliamo quindi di Roma, Milano, Genova, verso gli ospedali periferici sostanzialmente. Questo è molto importante perché la SMA è una malattia rara e conseguentemente anche le conoscenze non sono, come dire, geograficamente distribuite. Serve sostanzialmente per integrare le eccellenze con i centri periferici e Famiglia SMA si occupa in particolar modo di questo, ecco. Allora Giuseppe Marangon, dopo una bella camminata come di rituale nelle varie corse, un terzo tempo tutti assieme a festeggiare quello che è stata una bella serata. Ma sicuramente poi queste serate quando sono fatte per uno scopo ben preciso, quello di raccogliere dei fondi per chi effettivamente ha bisogno, in questo caso Carlo, è veramente la chiusura di una serata con un ristoro fatto con degli amici e fatto per beneficenza, sicuramente è la cosa più bella che potevamo fare in questa serata di Halloween. Ricordiamo poi che Carlo si può continuare ad aiutare come? Ma si può aiutare attraverso comunque l'associazione SMA e potete comunque fare riferimento anche presso il mio punto vendita, nell'eventualità ci possono essere delle donazioni o delle informazioni.